Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Negli ultimi giorni i media e l'opinione pubblica sono stati paralizzati e ipnotizzati da questo nuovo fenomeno, questa nuova competizione che si doveva creare chiamata la Superlega. Ecco, ma cos'è la Superlega? Molti di voi sicuramente sanno già cos'è perché appunto tutti i telegiornali non parlavano d'altro. La Superlega, diciamo, è una competizione, un torneo, un campionato oligarchico a livello europeo fondato da Andrea Agnelli, il presidente della Juventus, e da Florentino Perez, il presidente del Real Madrid. Questo progetto è durato 48 ore. Questo perché? Uno, la UEFA è una delle organizzazioni, l'organo che si occupa del calcio europeo più potenti al mondo, quasi come uno Stato. E quindi ha dimostrato anche in questo caso di avere una potenza a livello anche mediatico veramente, veramente forte. È riuscita a mettere i tifosi e i cittadini europei ideologicamente contro. Appunto perché c'era questa competizione a livello oligarchico che rispecchia un po', diciamo, anche il mondo attuale, ossia il fatto che abbiamo sempre più multinazionali che cercano di isolarsi dagli stati per avere una, diciamo, tra virgolette, delle proprie leggi, delle proprie regole. Quindi questo è un fenomeno che si può ricondurre anche alla politica quotidiana, alla politica vera e propria, non solo al mondo del calcio, al mondo dello sport. Sicuramente questo qua è un episodio che però ci deve far riflettere. Ma perché ci deve far riflettere? Ci deve far riflettere perché lo sport, che è uno dei mondi più belli in cui possiamo vivere, appunto perché ci permette di avere delle abitudini sane, una vita regolare, ci permette permette ai giovani di accrescere la propria autostima e di confrontarsi con altre etnie, con altre persone, di vivere la socialità a pieno. Questo sta un po' cambiando perché negli ultimi 10 anni lo sport, soprattutto il calcio, è visto principalmente come un business e quindi questo va a rovinare, diciamo, la parte sana dello sport. E da questo avvenimento bisogna riflettere perché la UEFA sicuramente non è un organo che non ha colpe, perché come sappiamo UEFA e FIFA sono state indagate e sono sotto inchiesta per corruzione e sfruttamento per i mondiali del 2022 in Qatar. Però sicuramente questo casino, questo trambusto che si è creato a livello mediatico ci deve far riflettere per il futuro, perché lo sport, quello vero, deve essere uno dei cardini della nostra società, del nostro futuro. Negli ultimi 10 anni, soprattutto anche a livello, l'abbiamo potuto notare, locale, lo sport non è mai stato messo tra le tematiche centrali a livello dei processi di policy, quindi manca appunto questa parte che bisogna cercare di rimediare. Appunto, le amministrazioni future devono cercare di cambiare passo sotto questo aspetto. Uno, perché come abbiamo detto, i benefici che porta a livello fisico, a livello mentale, nella socialità saranno molto importanti. Lo sport sarà, tra virgolette, uno dei vaccini per i giovani per cercare di uscire da questo mondo chiuso che stanno vivendo in questo ultimo periodo. E soprattutto anche perché a livello locale può portare molti, molti introiti per tutto l'indotto che gira dietro. Perché se si organizza un avvenimento, una partita di calcio o una gara di atletica a livello importante, a livello regionale, a livello nazionale, possiamo ben capire che l'indotto che porta dietro a bar, ristoranti, alla cultura, alle agenzie di trasporti può essere veramente notevole. Quindi bisogna cercare di sfruttare lo sport appieno e non dobbiamo immaginare lo sviluppo dello sport e il potenziamento delle società sportive come uno sfizio o un vizio per le città ricche o le città benestanti. Lo sport deve essere un principio, un cardine per tutte le società e per tutte le città. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politic.